The truth. Bentornati ragazzi con questa carriera giocatore in FIFA 18. Allora, in questo episodio andremo a giocare la partita contro il Carpi, finiremo il calciomercato e poi andremo a giocare anche la partita contro il Novara. Allora, non perdiamo tempo perché non voglio fare un video lunghissimo e quindi io... Allora, sì, va bene, queste maglie vanno benissimo, l'importante è non confondere le divise. E quindi, detto questo, anzi, ci vediamo in campo, dai, punto e basta. Allora, cerchiamo di portare a casa 3 punti. Ancora la neve. Lo stadio qua piace essere tombolato. Proviamo a vincere questa partita. Bene, allora ragazzi, dai, coraggio, perdiamo subito il possesso del pallone. Qua c'è il fallo, quindi calcio di punizione, Bakoku, vediamo se riuscirà a segnare dai 22 metri. Punizione calciata non proprio benissimo. Vediamo. Buttiamo al posto, vediamo qua. Attenzione, rientriamo. Grande nel dribbling. Bello anche il cross. Ma qua sprecano un pallone veramente impressionante. Andiamo a recuperare il pallone. Su, andiamo in pressing, non è che possiamo andare in difesa. Intanto siamo la miglior difesa del nostro campionato. E quindi, cioè, questa cosa ci può soltanto far onore. Bello il passaggio. Mamma dai, ma come si fa a tirare così? Cioè, lì solo davanti il portiere l'hai tirato proprio in bocca. Incredibile, veramente. Vediamo ancora nel dribbling, andiamo via adesso in velocità, ma veniamo fermati. E attenzione, no, non mi dire che è infortunato. Ah, bene, ok, non è niente di grave. Non sono infortunato. E quindi possiamo continuare a giocare. Passa che io ero solo davanti il portiere. Vabbè che anche lui era quasi solo. Però io, cioè, intanto sono un attaccante davanti al portiere qua. Cioè, era più probabile, ecco, che io segnassi, no? Bravo. Anche qua me qua, vabbè, lui ha uno spirito e ovviamente da attaccante puro, da provare a segnare, però in questo caso era meglio se la passava. Ottimo qua il pallone, veniamo fermati, ma recuperiamo un ottimo pallone. No, mamma mia, il pallone qua è uscito di pochissimo, ma qui sono stato bravo. Perché gli attaccanti devono provare, devono sempre andare in pressing, perché devono giocare anche sugli errori degli avversari, dei difensori avversari, appunto. Anche qua attenzione, perché forse abbiamo fatto fallo. No. E recuperiamo anche la rimessa. Ottimo. Qua proviamo a passare con una magia alla Lionel Messi, ma purtroppo non mi chiamo ancora nessuno.
Va bene, veniamo fermati subito. Recuperati, ma ottimo qua. Potevamo sicuramente fare meglio. Qua è stato brutto il passaggio però, cioè qua non è che potevo fare chissà cosa. Bello il passaggio per Kwame. Finisce il primo tempo, 0-0. Partita non proprio ricchissima di emozioni, ma diciamo che è una partita in cui stiamo giocando bene e dovremmo provare, ecco, a segnare il prima possibile. Niente. Gli è stato sbagliato proprio il passaggio, a calibrare la potenza del passaggio. Vediamo qua se ci arriva. No, niente, qua a me non ci è arrivato, peccato, perché potevamo fare una buona azione in attacco. Attenzione, qua fuori gioco da parte degli attaccanti del Carpi. Pure di testa, per poco non ci arrivavo, ma come sapete già non è il mio forte arrivarci di testa. Ah, c'è Paleari in porta questa volta. Bravo Paleari, dai, come secondo portiere qua ci sta, Ancora Paleari, mamma mia che parata, si sta esaltando quest'oggi. Meglio se resto pronto per, ecco, partire in contropiede. Ancora qua me mi vede. E vado via in velocità. Ma di fisico vengo fermato, ma poi sono costretti ad allontanare, a spazzare via il pallone. Quindi ancora Cittadella. Allora, attenzione qua, ma recuperiamo un ottimo pallone in difesa, quindi possiamo ripartire in contropiede. Noi siamo fuori, ma ci rifacciamo vedere. Allora adesso sì, possiamo partire così in contropiede. Bello il pallone, ma purtroppo qua Colombi, il portiere del Carpi, riesce a fermare l'azione. Ma siamo ancora noi in attacco. Vediamo. 72esimo minuto di gioco, coraggio. Dobbiamo provare a vincere questa partita. Ho provato il dribbling, ma sono riusciti a fermarmi. Adesso siamo vicini a. Si sta avvicinando la fine della partita. Bella qua la scivolata. Ecco, arriva la beffa all'80esimo. Passo in vantaggio il Carpi. Con Melchiorri. Melchiorri che non mi ha mai sentito prima. Fallo arbitro. Bello il passaggio per Kwame che si divora un gol solo davanti al portiere. E
E arriva il gol. Questa volta però io non ho fatto nulla. Bartolomei segna un bel gol. Dai, che manca ancora. Siamo all'85esimo minuto, quindi manca ancora 5 minuti più recupero. Dai, che facciamo una bella rimonta. Vai qua me. Andiamo in pressing. Ottimo qua, recupero un buon pallone. Accidenti, qua me. Non la dovevi segnare. Facevamo una rimonta pazzesca. Comunque sono felice che il mister mi sta dando una valutazione alta, 8.7. Nonostante, anche se non riusciamo a segnare, il mister sta apprezzando il nostro lavoro. Accidenti qua. Dovevamo recuperare subito il pallone adesso, attenzione. Bella qua la sponda, ma tiro centrale. E blocca Colombi. E finisce qua la partita. Vabbè, negli ultimi minuti potevamo rimontare questa partita, comunque 9 di valutazione, non abbiamo né segnato né fatto assist, dispiace, spiace sì per il ragazzo, ma diciamo che lo facciamo andare bene lo stesso, ecco, questa partita un po' così, insomma. Attenzione, perché ok, ho chiesto la cessione, vediamo un po'. Se mi arrivano qualche offerta, intanto siamo 42 punti, primi in classifica in campionato come l'Empoli. Anzi, cambio di programma, finiamo a calciomercato, poi decido di. Ecco, la prossima partita andremo a giocare nel prossimo episodio, quindi finiamo il calciomercato e basta. In questo episodio, allora vediamo. Ah, vedete, in FIFA 18 qua ho fatto molte carriere io, ma non mi va giù il fatto che, cioè, non mi vogliono vendere, quindi io che devo fare? Devo provare a insistere. Magari scrivetemi sotto nei commenti cosa devo fare secondo voi. Devo provare a insistere, quindi ditemi la vostra sotto nei commenti. Vediamo se arrivano qualche offerta, altrimenti io, dato che alla fine i minuti li abbiamo fatti, e concludiamo qua il video, insomma, perché non vorrei fare un video lungo. Vediamo, qua finisce il calciomercato. Ora io dopo farò l'allenamento. Ok, e basta. Tra Serie A e Serie B abbiamo speso, cioè in Italia è stato speso 400 e 400 non mi ricordo quanti milioni, comunque io farò gli allenamenti, quindi poi nel prossimo episodio andremo a giocare la partita contro il Novara, poi contro la Spezia, forse anche contro il Foggia. Bene, allora io questo video lo termino qua, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina per non perdervi i miei video, e sotto vi metterò il link in descrizione per seguirmi su Instagram, e detto questo, da MarcoSport41 è tutto, e ci vediamo con un prossimo episodio, e lasciate like, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, e sotto nei commenti scrivetemi la vostra, che devo fare, se devo insistere per farmi vendere, altrimenti qua va a finire che facciamo 3-4 stagioni, anche quando saremo 85, io avrò ad esempio ancora al Citarella, quindi fatemi sapere voi cosa devo fare qui sotto nei commenti. Da MarcoSport41 è tutto, buona giornata a tutti e arrivederci e ad un prossimo episodio.